un uomo con in mano un'accetta si sente il re del mondo. Per me fare le sciabe è non solo un piacere e un'esigenza per la casa che abbiamo, ma è un antistress. Ho detto sciabe perché ormai è entrata nel mio DNA. In italiano ti chiamano fascine, ma la fascina non è così precisa. La sciabe invece è precisa anche nella lunghezza dei singoli pezzi. È un esercizio fisico, psichico, perché sei in mezzo alla natura, in mezzo al nulla, non senti nessun rumore se non qualche uccello, qualche cervo che magari passa, e sei lì a tu, il legno, l'accetta, e sei padrona del mondo. La prima parola che ho imparato è stato sciabe, perché Herbert, il nostro contadino, è stato spettacolare, mi ha detto: un contadino deve saper fare le sciabe e ammazzare i capretti. Tu devi saper fare queste due cose, allora sei già un contadino. Fare il contadino è un bel titolo, è un titolo di un libro, ma molte pagine bianche poi, se uno non conosce le varie tecniche. E devo dire che qui i contadini mi hanno molto aiutato. Qui il fuori. Va bene? Sì, va meglio. Io imparo tutti i giorni da loro, perché loro hanno questa esperienza che mi piace applicare e magari migliorare. Però noi siamo dei contadini un attimino light, perché la nostra attività principale non è tanto quella di curare la terra o gli animali, ma di curare degli umani. Per me la gioia più grande è quando mi sveglio al mattino e dalla finestra vedo le montagne. Cioè, per me vedere la natura, non vedermi un palazzo davanti o anche, sì, un parco, un verde, non è la stessa cosa. A me proprio... Io inizio la giornata con una positività, con un'allegria che non me lo dà nessun altro posto. Quando venivamo in vacanza in Alto Adige cercavamo sempre la genuinità. Per cui quando abbiamo visto questa casa abbiamo percepito che poteva diventare un gioiello. Era un rudere dove all'esterno sembrava anche carina, messa a posto bene. Quando aprivi la porta rimanevi a bocca aperta, non per la bellezza ma per le oscenità che abbiamo trovato. Tutti i pavimenti che sono ora in legno antico li abbiamo trovati in linoleum. Dove abbiamo la pietra, e qui c'era un finto cotto fiorentino. Mi spiegate il finto cotto fiorentino con il Sudtirolo cosa c'entra? Per cui abbiamo detto ok, volevamo proprio mantenere e ricostruire quello che poteva essere l'originalità di questa casa. Oh Giorgia, ti mangi oggi? Faccio in bocca alla romana, faccio delle patatine per i bambini e il riso filo. Very good. Per i locali, sapere che una casa di questo genere è stata venduta dai romani è stato motivo veramente di stress. So che erano molto preoccupati, perché si immaginavano i classici turisti che arrivano, fanno uno scempio di quello che trovano perché non hanno cultura, perché vogliono farsi vedere, poi arrivano qua 15 giorni all'anno e rimane chiusa. Poi quando hanno iniziato a vedere me lavorare nel bosco, hanno iniziato a vedere che c'era qualcosa di diverso rispetto al loro prototipo che avevano in testa. Quando abbiamo iniziato la ristrutturazione sono crollati. Il secondo passo è nato per un concetto di networking, io lo chiamo networking locale, mi piace molto coinvolgere le persone locali. Ma adesso è ancora da tagliare o è finito? No, io non ho ancora da tagliare. Ah sì? Ma siamo a settembre. Ma no, io comunque voglio finire di tagliare questa settimana. Sì, no, non c'è problema. Perché così almeno... No, il problema è quando inizia a piovere, piovere ecco. La sera, lì è un casino poi, no? Questo che ti ha sempre detto, tu tagli e non guardi il tempo, no? Così è,
così. È difficile venire giù a prendere il fieno. Ho capito, è per quello che chiedo a te. Ecco. Tu che hai più esperienza, senza essere troppo integralista. Spostarsi da quelli che possono essere considerate delle metropoli europee in un posto sperduto nel nulla è una decisione talmente radicale che non può nascere se non insieme. Accompagnavo Stefano che andava a Milano a fare un colloquio per un'altra azienda e io avevo degli impegni su Milano, ho detto facciamo il viaggio insieme. E parlando io sono esplosa, diciamo così, ho detto ma noi... cioè, chi ce lo fa fare di continuare a subire magari una decisione per la nostra vita? Forse è arrivato il momento di prenderla noi una decisione. Noi cosa vogliamo fare del nostro futuro? Vivevo 4 giorni a Parigi, 3 giorni a Roma, molto spesso in Germania, quindi era una vita fatta di valigie, di spazzolini ovunque. Io viaggiavo sempre per il mio lavoro, Stefano viaggiava sempre, due in una famiglia, padre e madre, tutte e due in carriera, non funziona. Ci siamo detti forse è il caso di modificare le nostre priorità, dare delle priorità diverse dove la famiglia ha più importanza rispetto a quello che può essere la carriera, il lavoro. Io ho detto abbiamo quel posto meraviglioso in Alto Adige, pensiamo, ingegniamoci, facciamo qualcosa ma andiamo a vivere lì. E lui non ci ha pensato 2 minuti. È stata molto veloce la decisione. Mi ricordo che eravamo talmente folgorati, entusiasti, euforici di questa pazza decisione che ho telefonato a Led Hunter e gli ho detto guardi, annullo l'appuntamento. Perché? Perché ho deciso la mia vita per il futuro. Bambini, a tavola, è pronto? Stefano? Buono. Giulia, passami il bicchiere. Io nella mia vita vedevo i miei figli forse una volta alla settimana e magari quando arrivavo ero già a letto. Qui mangio tutti i giorni con i miei figli a pranzo. Questo è lusso estremo. Li porto agli sport. I nostri figli ci hanno aiutato moltissimo perché hanno subito frequentato la scuola tedesca. Adesso il nostro contadino Herbert, che è un personaggio spettacolare, ma che ha poche possibilità di parlare italiano, chiama mio figlio Francesco quando vuole parlare con me. I bambini si sono trovati subito bene con i loro compagni a scuola, subito invitati nel pomeriggio a giocare o a delle festicciole. Quindi forse i genitori speravano che insegnassero dell'italiano ai loro figli, visto che non lo sanno tanto bene, ma in realtà i miei hanno perfezionato la lingua, il tedesco, perché parlano sempre o in dialetto o in tedesco, insomma. Stai. Pietro, tu muoci alla hola. Io tu mi leite. Ma mein Vater kann nicht ganz gut Deutsch, aber meine Mutter ein bisschen mehr. Nee. Aber das ist gut, weil wenn mir halt zu geheim sagen muss, ich habe eine schlechte Note gekriegt, dann sage ich es meinen Brüdern zuerst in Deutsch und meinem Vater, meine Mutter verstehen. Ja, verstehen schon. Nein. Ich muss aber mehr lernen, weil ich durch Skifahren habe ich fast keine Zeit. Ja. Was heißt besser gegangen? Aber ein paar Skifahren haben. Habe ich mehr gelernt und ein paar Skifahren fertig war, habe ich weniger gelernt. Ganz komisch. Ja. Du hast richtig gelernt. Und du tust gar nichts lernen. Ciao Almo, sono Stefano. Tutto bene? Ascolta, allora, dovresti farmi un favore. Quando partite da Bolzano con gli ospiti, mi devi dare un colpo di telefono, così mi so organizzare, mi cambio anche. Ok, grazie di tutto. A più tardi, grazie. Ciao, ciao, ciao. Questa era una casa che ci serviva per scappare da quella vita frenetica di tutti i giorni e mi aiutava moltissimo a rilassarmi. È stato un passo molto veloce pensare a questa casa come da rifugio solo per noi ad un rifugio a disposizione di altri.
Alla fine non eravamo mai soli qui, perché abbiamo sempre invitato, ospitato amici, conoscenti. E qui era un grande piacere per me ospitarli, viziarli nel mangiare, in tutto. E tutti gli ospiti rimanevano molto colpiti dalla nostra ospitalità. Allora lì è nata un po' l'idea, dico, ma trasportiamo questa ospitalità con un certo upgrade per il tipo di clientela che vogliamo raggiungere. E così è nato il progetto del San Lorenzo Mountain Lodge. Quindi voi avete qua la musica, avete qua un piccolo televisore, ma lo vogliamo tenere nascosto perché non ci piace farlo vedere, non c'entra niente con questo ambiente. Vedete che vi inizio a far vedere le camere, così poi non litigate, deciderete qual è la camera che fa per voi. Questo è il vostro bagno. Vedete. Abbiamo sempre utilizzato due materiali, il sasso che è la quarzite locale e il legno vecchio. Qui invece abbiamo la sauna. Difficile per scegliere. Lusso e semplicità, ormai soprattutto ad un certo livello alto, il consumismo è stato talmente esasperato che non ha più senso dire ho qualcosa, riesce a dare valore alle cose che non riesce a avere con il valore dei soldi. Quello è il vero lusso. Il vero lusso è riuscire a godere di cose che altri non possono perché non bastano i soldi per poterlo fare. Voilà. Allunga di più. Ah, vero. Bravissima. Non demordere. Più lunga. Infatti. Ecco, più lungo lo fai, meglio verrà. Sono sempre quelli più grossi. Dai, che anche ce la fai. Anche questo ce la fai, dai. Vivere nel lodge significava eliminare due capisaldi della nostra strategia, privacy ed esclusività, per cui dovevamo avere una nostra casa autonoma. L'abbiamo costruita a 100 metri di distanza rispetto al lodge, quindi abbastanza lontana per mantenere la privacy, abbastanza vicina per mantenere i servizi ai nostri clienti. Mi piacciono i punti di partenza ma mai i punti d'arrivo. Qui al lodge continuiamo ad avere idee nuove, quindi continua questo stimolo di entusiasmo per altre cose, per altre idee, per progetti nuovi. No, non è un punto d'arrivo. Sinceramente vivo qui 12 mesi l'anno, è sempre diverso perché qui le attività sono in base alla stagionalità. Perché l'autunno è meraviglioso, la primavera altrettanto, l'inverno sappiamo tutti che è bellissimo, l'estate anche, quindi non c'è un momento dove vorrei essere da qualche altra parte, diciamo così. Guarda, uno, due, tre. Ma dove io succedo? Là, uno più adesso più non li vedo nemmeno io. Due, uno, sì, tre più in alto, uno più su. Io adesso non li vedo. Qui sono tutti e tre sul bianco. Guarda.